Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio garage. Oggi parleremo della levigatrice multifunzione 3 in 1 della Parkside, modello PMFS200C3, comprata alla Lidl il 27 dicembre 2019 a 29,99 €. È una levigatrice multifunzione perché può lavorare con più tipi di platorello, quindi quella a delta, quello tondo e quello rettangolare. Io la sto utilizzando da alcuni giorni, infatti è già fuori dalla confezione abbastanza sporca e sinceramente funziona bene, però non è rotorbitale. È un dettaglio che ho letto in molti forum sul fai da te. Molta gente si chiedeva se fosse una levigatrice orbitale, rotorbitale, quali fossero le differenze, e oggi faremo la recensione, la confronteremo con quest'altra mia levigatrice. Quella è rotorbitale, sempre da hobbista, è una levigatrice della Valex, nulla di professionale, però è diversa da questa, quindi faremo la recensione di questa, la proveremo sul legno, dopodiché faremo la prova a vedere la differenza tra questa e quella. Vi leggo l'etichetta che è riportata sulla parte posteriore della confezione, dopodiché possiamo iniziare. Allora, levigatrice multifunzione 3 in 1, quindi leviga a delta, eccentrica e oscillante, piastra levigatrice sostituibile, l'utensile giusto per ogni situazione, numero di oscillazioni impostabile in modo continuo, facile sostituzione della carta abrasiva grazie al sistema a strappo o tramite tenditore senza attrezzi, perché quella rettangolare può utilizzare sia quella con velcro che senza velcro, funzione integrata di aspirazione con contenitore di raccolta delle polveri, collegabile anche ad un aspiratore esterno, morbida impugnatura ergonomica, adatta a destri e mancini. La sua potenza è di 200 watt, il numero nominale a vuoto di giri va da 7.000 a 12.000 al minuto, il numero di oscillazioni invece va da 14.000 a 24.000 al minuto. In dotazione avremo due fogli di carta abrasiva per tipo, quindi sia quella tonda che quella rettangolare che quella a delta, non avremo però quella più lunga senza il velcro, e le grane in dotazione saranno da 80 e 240, più un adattatore per l'aspirapolvere esterno, una chiave a brugola che ci servirà per svitare le viti che tengono i platorelli, e la lunghezza del cavo è di 3 metri. Questo utensile, come tutti gli utensili della Parkside linea verde, ha 3 anni di garanzia, invece quelli Performance hanno 5 anni di garanzia. Va bene, possiamo iniziare quindi con vedere cosa c'è all'interno della confezione. Non è un unboxing perché già lo sto utilizzando, quindi la scatola l'ho rimessa attorno alla valigetta solo per mostrarvi come viene venduta. E poi l'interno della stessa. Allora, abbiamo l'adattatore, il libretto di istruzioni e poi la carta abrasiva. Andiamo subito a vedere quindi l'utensile da vicino. Ha questa parte in gomma, non morbidissima, dà un buon grip, però comunque non è morbida, non è confortevole al tatto. La parte posteriore è zigrinata, quindi ci permette di avere un ulteriore grip. Sulla parte frontale abbiamo la rotella per regolare il numero di giri, è regolabile in modo continuo, però la rotella si muove a scatti. Sulla parte superiore abbiamo l'interruttore per poter accendere e spegnere la stessa. La base dei platorelli è, come abbiamo detto poco fa, con il velcro. In dotazione abbiamo questa carta abrasiva che però è di qualità molto scadente, infatti, come vedete, staccandola va via la parte che dovrebbe farla aderire, quindi la utilizzeremo in questo modo. Ci sono i fori, questi fori permettono poi, se colleghiamo l'aspiratore, di raccogliere la polvere e comunque eventualmente va a finire anche nel vano di raccolta. Il vano di raccolta che si stacca semplicemente tirandolo verso dietro, dopodiché aprendolo, ora mi viene difficile in questo modo, però devo riuscirci. Perfetto. Si stacca, all'interno dello stesso poi c'è tutta la polvere che viene raccolta, comunque funziona abbastanza bene. C'è anche un filtro nella parte interna che evita che la polvere si diffonda, quindi diciamo che per quello che riguarda la parte estetica abbiamo detto praticamente tutto, anzi no. Questo platorello rettangolare ci permette di utilizzare i fogli di carta abrasiva che non abbiano il velcro, e si può utilizzare semplicemente aprendo queste due levette elastiche, inserendo la carta abrasiva che avvolge tutto il platorello e raggiunge l'estremità un po' oltre, dopodiché si richiude, viene bloccato e si blocca così. Un po' come i platorelli manuali per carteggiare che hanno il sistema così, che stringe la carta abrasiva e si utilizza a mano.
Vediamolo ora in funzione, facciamo la prova su un pezzo di legno abbastanza rovinato con tutti e tre i tipi di platorello. Poco fa non sono riuscito ad aprire il filtro perché è molto duro e mi sono aiutato con un cacciavite. Questa è la polvere, come possiamo vedere, che ha raccolto utilizzandola, quindi comunque il raccoglitore funziona bene. C'è il filtro nella parte superiore, quindi si chiude ad incastro, poi per aprirlo ci vuole un pochettino di forza. Sulla parte posteriore, come abbiamo detto poco fa, possiamo anche inserire l'aspiratore, quindi basta mettere l'attatore al suo interno in questo modo, dopodiché collegare l'aspiratore allo stesso in questo modo, così tutte le polveri verranno raccolte. Inizieremo questo test direttamente con il platorello rettangolare con la carta già montata, che come vedete è purtroppo difettosa, quindi la utilizzo per prima, dopodiché la stacco e farò la sostituzione del platorello. Accendiamola alla velocità numero 1, vediamo che rumore fa e come si comporta. Praticamente alla velocità numero 1 non serve, alla velocità numero 2 altrettanto, la numero 3 vedi sopra, dalla numero 4 in poi comincia a muoversi, comunque serve veramente a poco. La velocità numero 5 e la velocità numero 6 invece funzionano abbastanza bene. Proviamo direttamente a 4. Ho diviso in 4 la tavola di legno, qua c'ho scritto rettangolare, questa è rotorbitale, quindi la utilizzerò per ultimo anche perché è la più maltrattata, poi il platorello tondo e poi quella a delta. E allora, iniziamo con la velocità numero 6. Allora, alla velocità numero 6 ha lavorato abbastanza bene, purtroppo dovrebbe lavorare bene anche con le altre velocità, invece non lo fa. Però devo essere sincero, inizialmente ai primi giorni, anche con le velocità più ridotte, oscillava molto di più. Ora non so per quale motivo abbia deciso di non farlo. Ecco, questa è la velocità numero 2 e la numero 1. Adesso si muove, quindi decide lei quando... quando deve funzionare e quando no, alle velocità ridotte. Quindi questa è la velocità numero 2, numero 3 che poco fa non si muoveva, ma così è davvero troppo poco. Già con la 4 si riesce a lavorare un po' meglio. Vi ricordo di utilizzare sempre le mascherine per fare questo tipo di lavoro, perché la polvere è così sottile che viene inalata. Io adesso non la sto usando, sbagliando, perché devo parlare, la mascherina mi impedisce di parlare, ma comunque è un lavoro rapidissimo. Allora, adesso sostituisco il platorello, vi faccio vedere come si fa. Si stacca la carta abrasiva, che solitamente non dovrebbe lasciare il materiale che consente di unirlo allo stesso platorello, e si sostituisce in questo modo, quindi svitando le quattro viti che ci sono nella parte centrale dello stesso platorello. In questo modo sono delle viti di abrugola. La sostituzione obiettivamente è un pochettino macchinosa, quindi non è così pratico il passaggio da un tipo di platorello all'altro, richiede comunque del tempo, non è una sostituzione di quelle che ci permette di lavorare in rapidità. Ci sono delle gommine, queste gommine vanno messe solo ed esclusivamente per il platorello a delta ed il platorello rettangolare. Per quello tondo invece non è necessario. Tra l'altro hanno questa parte finale con questa forma che si incastra sul platorello, ma si rompe rapidamente. Purtroppo è così. Allora, va inserito con questa incavatura che c'è sulla gomma rivolta in avanti, lo stesso platorello, questo rettangolare, ha una freccia che ci indica il posizionamento, quindi questa freccia va sempre rivolta in avanti perché le gomme hanno una forma differente. Queste di qua posteriori sono più larghe, queste sono più strette, quindi va posizionato solo ed esclusivamente in un modo. Passiamo al platorello a delta. Allora,
altro accorgimento, per poter mettere il platorello, siccome questo ruota, se non è posizionato bene non riusciamo a bloccarlo, quindi dobbiamo fare in modo che i fori per le viti combacino con i fori che ci sono qua. Quindi lo posizioniamo bene, dopodiché possiamo avvitarlo. Vi faccio vedere anche il suo funzionamento senza alcun platorello montato. Come vedete ha questa rotazione orbitale, crea queste orbite mentre ruota, lui ruota libero in questo modo, però se lo accendiamo vibra e con sé porta questo, che possiamo anche fermare con la mano. Questo è il movimento orbitale, poi per inerzia ruota anche lo stesso, ma anche alla massima velocità. Questo ci serve a capire poi il perché della rotazione del platorello tondo, dato che non va messo assieme a queste gommine, va semplicemente avvitato a questa parte in plastica che ruota, automaticamente ruoterà anche lui. E allora passiamo al montaggio del platorello a delta, quindi posiziono la plastica, lo inserisco. Obiettivamente anche questa procedura non è semplicissima, perché se mettiamo prima le gommine sul platorello e poi proviamo ad inserirlo ci disperiamo, quindi io faccio all'opposto, prima inserisco le gommine sulla levigatrice, dopodiché l'avvito. E allora utilizzo la brugola per posizionare bene i fori, e vedete non è proprio un lavoro semplicissimo da fare. Ok, possiamo avvitare. Non stringiamo direttamente le viti, facciamo fare qualche giro in maniera che prenda la filettatura, dopodiché quando sono tutte posizionate bene possiamo stringere. Ok, adesso posso stringere. Come per le gomme delle auto, vi consiglio di stringere sempre le viti incrociando. E allora, metto questo che ho già utilizzato. Sono di grana 80, avevo dimenticato a dirvelo. Facciamo combaciare i fori. Ok. Per il platorello a delta utilizzerò questa parte. Allora, vediamo pure questo alla velocità numero 1. E di nuovo, non si muove. Niente, decide lui quando deve andare, quando deve muoversi. Proviamo quindi a lavorare da questa parte. E anche quella a delta ha lavorato bene. Vediamo se adesso ha deciso di lavorare bene anche a 1. Ecco, dopo un pochettino oscilla anche alla velocità numero 1, ma non è una cosa comunque normale. Sarà difettoso questo esemplare, fatemi sapere se anche i vostri esemplari, se l'avete comprati, si comportano allo stesso modo. Quindi abbiamo visto che il passaggio da un tipo di platorello ad un altro comunque è abbastanza complesso, non è un passaggio semplice. Proviamo a rimuovere questo e passiamo al platorello tondo. Come vedete sto rimuovendo le gommine perché il platorello tondo non richiede l'utilizzo delle stesse. Questo è più facile da montare perché basta guardare, anche se questo è messo male, basterà adattare il posizionamento del platorello e farlo combaciare le viti guardando dall'alto. Ok, in questo modo combacia perfettamente. Inserisco la prima vite, la seconda. Allora, ho già montato il platorello, come vedete ha questo movimento che non è orbitale, più che altro si muove per inerzia, come si muove per inerzia
è la parte centrale al quale viene fissato lo stesso platorello. Lo accendo alla velocità numero 1, vediamo il suo movimento. Inizia a ruotare e si ferma con un dito, comunque vibrando, quindi anche se sta fermo, una volta che vibra, lavora sulla superficie. Il vantaggio dell'utilizzo del platorello tondo rispetto a quello a delta oppure a quello rettangolare è che comunque muovendosi i granelli che ci sono sulla superficie della carta abrasiva che tutti conosciamo non passeranno mai sulla stessa parte più di una volta. Il granello si troverà a lavorare sempre su una zona diversa, evitando di formare eventuali rigature che già su queste si sono formate ed eventualmente fra poco vi faccio una zoomata. Con questo invece non si forma e ci permette di lavorare in modo meno aggressivo sulla superficie, comunque in maniera da lasciare meno traccia del passaggio. Allora, abbiamo visto che funziona anche alla velocità numero 1. Aumentiamo la velocità. Siamo a 3, 4. Non mi ero mai accorto che comunque il click non corrisponde al numero, quindi dal numero 1 al numero 2 fa più di un click. 1, 2, 3, 4, 5, 6, già al numero 4 abbiamo fatto 6 click. Quindi proviamo con la velocità numero 4 una parte di questo legno. Ed è poco gestibile. Proviamo ad aumentare la velocità, mettiamo direttamente a 6. Allora, è la migliore di tutte, nonostante la sua poca efficacia ai bassi giri. Quando aumentiamo la potenza, quindi lo portiamo a 6, comunque lavora molto meglio rispetto alle altre due tipi di, agli altri due tipi di platorello. Adesso vi faccio vedere, però, con la stessa carta abrasiva che ho utilizzato poco fa, quindi la rimuovo da qua per correttezza e la metto su questa, la differenza con una ruota orbitale. Ovviamente la ruota orbitale non serve solamente a levigare, tra l'altro questa non ha nemmeno il numero di giri regolabili, quindi è più che altro un lavoro aggressivo che serve a rimuovere vernice, comunque a carteggiare in modo aggressivo le superfici. Vi faccio vedere come con questa in un attimo leviga il legno e anche come ruota rapidamente. Questa è impossibile da fermare, come ho fatto poco fa con quella. Cancellerei le mie impronte digitali per sempre. Allora, vi faccio vedere. È un piccolo mostriciattolo da hobbista, ma piccolo mostriciattolo. Il legno è rimasto macchiato perché le macchie su questa zona sono arrivate in profondità, quindi era unto e non riesce a cancellarle, però comunque come tipo di levigatrice indubbiamente lavora molto molto meglio rispetto ad una semplice orbitale che gira per inerzia. Questa invece ha il motore che comanda la sua rotazione e non si può fermare. Ve lo faccio vedere in questo modo come continua a ruotare nonostante io prema contro la superficie. Non si può assolutamente fermare, questa invece sì. Va bene, possiamo vedere come funziona l'aspiratore.
comunque si stacca, non è conico, quindi entra ma tende ad uscire. Se fosse conico basterebbe spingere leggermente di più per poter incastrare meglio il tubo, qua invece va via subito. Proviamo anche a sverniciare questa tavoletta di legno, è semplicemente multistrato di pioppo che ho verniciato con della vernice spray. Proviamo con quella Parkside, velocità 6. Ha impiegato davvero tantissimo tempo. Vediamo adesso con quella della Valex rotorbitale. Vado. Non c'è paragone. Questo non è un video confronto fra due utensili, però siccome molti la chiamano levigatrice rotorbitale, per fare vedere la differenza fra una rotorbitale ed un orbitale, nonostante siano entrambe economiche, ho voluto fare questa prova. Ovviamente se fosse stata una levigatrice di fascia alta, quindi di un marchio di qualità, sicuramente il lavoro sarebbe venuto meglio. Allora, vediamo ora il lavoro che hanno fatto su questa tavola di legno. Regolo un attimo l'esposizione, mi metto meglio e vediamo il lavoro da vicino. E allora ragazzi, il legno inizialmente era in questo stato, quindi veramente pietoso, macchie più o meno simili, comunque la qualità del legno era questa e noi lavorandoci l'abbiamo ridotto in questo modo. Abbiamo iniziato con quella rettangolare che obiettivamente ha levigato, è venuta liscissima, non so se dall'inquadratura si vede bene, però comunque lo ha fatto bene. Questa è quella rotorbitale, quindi la vediamo dopo. Questa è quella delta che abbiamo fatto subito dopo e obiettivamente mi sembra che abbia lavorato meglio di quella rettangolare, è stata molto più rapida, però ha lasciato queste tracce, queste rigature che purtroppo non si vedono. Vediamo poi se riesco a fare un'altra inquadratura. Ci sono le rigature proprio della carta abrasiva su tutta la superficie, si vedono perfettamente. È vero che è una grana grossa, quindi una grana 60, però comunque si vedono. Invece su quella tonda assolutamente no. Il lavoro è venuto molto molto più pulito. Ovviamente ho riscritto io tonda rettangolare eccetera per non confondermi. Questa è quella rotorbitale che nonostante le macchie invece è venuta perfettamente levigata e ha lavorato indubbiamente meglio. Questa levigatrice Parkside, quindi, che buio, questa levigatrice Parkside quindi è comoda perché svolge tre funzioni con un utensile, però è scomoda perché lo svolgimento delle tre funzioni richiede intanto che la macchina lavori quasi esclusivamente alla massima velocità. C'è ancora buio, ok. Inoltre il passaggio da un utensile all'altro richiede l'utilizzo di attrezzi, quindi la chiave a brugola richiede precisione per far combaciare i fori con la parte centrale che è l'eccentrico che dà questo movimento,
Non è comunque pratico, richiede del tempo, non è una cosa proponibile secondo me se uno deve lavorare su più superfici, se compra un utensile del genere, è perché magari con un click stacca e passa da un platorello all'altro, invece così sinceramente non mi soddisfa tanto. L'ho comprata consapevole di questa situazione, però volevo provarla per rendermi conto se effettivamente era fastidioso o meno, e vi posso garantire che il passaggio da un platorello all'altro richiede comunque il suo impegno. Il funzionamento solo alle alte velocità mi fa storcere pure il naso, però questo qua purtroppo, anche se ho fatto la recensione, lo sto utilizzando da alcuni giorni. E non so se anche sugli altri esemplari è allo stesso modo, quindi su questo non mi esprimo più di tanto. Fatto sta che comunque ai bassi giri questa non lavora bene. Il platorello si ferma con facilità se noi lo teniamo fermo con la mano, e questo è giusto che sia così perché appunto non è rotorbitale, quindi il movimento, la rotazione è inerziale ed è dovuto alla rotazione orbitale che fa la parte centrale. Per il resto, se non la dovete utilizzare in un uso continuo o se siete disposti a utilizzarla alla massima velocità e utilizzare la chiave a bruco ogni volta che dovete cambiare il platorello, allora potete comprarla, altrimenti vi consiglio anche della Parkside, perché ne ho già più di una, ve l'ho pure recensita un paio, di comprare quelle che sono già a delta o rettangolari, in modo da non avere questo impiccio. Risolvete secondo me il problema. Anche l'aggancio dell'aspirapolvere non è il massimo, perché comunque esce il tubo, esce l'adattatore, quindi è progettato male l'adattatore, che entra solo in un verso e si sfila facilmente semplicemente tirandolo. Dalla parte opposta non può entrare perché ha questa forma conica e non è conico l'alloggiamento. Sulla parte posteriore non ve l'ho fatto vedere, c'è pure un alloggiamento per poter mettere la chiave a brugola, quindi averla sempre a disposizione per la sostituzione dei platorelli, e basta, che dirvi. Spero che questa recensione vi sia stata utile a capire come funziona questo utensile. Saluto Gaetano, che è un ragazzo della Calabria con il quale ci scambiamo spesso messaggi per quanto riguarda gli utensili, mi chiede informazioni eccetera, e che mi aveva chiesto di fare questa recensione, che ero in dubbio se fare o meno. Detto questo, vi ringrazio e saluto anche tutti voi che siete tantissimi, siete già quasi 50.000 che seguite il mio canale, 50.000 iscritti, no? Per me questa è una grande soddisfazione. Vi invito anche a mettere mi piace, appunto, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, cliccate sulla campanella che trovate qua giù, in modo da attivare le notifiche ogni volta che caricherò un video. E detto questo vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento ai miei prossimi video. Ciao e scappo, scusatemi, ma sono le 21 quasi, sono le 20:45 e mi aspetta la pizza fatta in casa, quindi scappo. Ciao ragazzi!